Ciao a tutti, io sono Cree e benvenuti al finale di Buona Pizza, Grande Pizza! Prima di iniziare questo video, ci tenevo a ringraziare tutte le persone che hanno seguito questa serie fino alla fine. Io, come voi, avevo iniziato questo gioco per caso. Avevo visto un video su YouTube e l'avevo trovato carino. E devo essere sincero, questo gioco ha superato ogni mia aspettativa. Partiamo, giorno 155. Uno degli ultimi notiziari. I post sui social media del CEO di Buccia, Elio Sinclair, che mostra un pizza token nello spazio. Con le parole, "To the moon", è diventato virale. La criptovaluta è salita a 0,46 dollari questa settimana, un aumento del 66% da quando Sinclair ha fatto questo post. È tutto per oggi, buona pizza, grande pizza. Beh, dai, buono! Vuol dire che i pizza token sono diventati famosi. Ed ecco qua che viene a farci visita. Ehi, hey, hai sentito la notizia? Te l'avevo detto che i pizza token erano pronti a decollare. Guarda quanto abbiamo guadagnato. In realtà, gliel'ho consigliati io. Yay! Non so cosa tu abbia fatto ad essere così fortunato, ma dobbiamo fare affari di nuovo prima o poi. A presto. Beh, come dire, per avere successo serve sempre un po' di fortuna. Grazie! 500 dollari! Molti odiano l'ananas sulla pizza, ma se aggiungessi jalapeno, 8 fette e mettila nel forno due volte. Questa pizza sembra semplice, quindi approfitto, inizio a fare anche le consegne a domicilio. Solo ananas e jalapeno? Niente pesto, niente nulla? Presto, quando finirò il capitolo 4, potrò avere anche gli ultimi ingredienti da mettere automaticamente sulle pizze. Poi ci sarà davvero da divertirsi. Allora, consegniamo questa pizza. Qualche percentuale di ritardo, ma pazienza. L'importante è averla fatta corretta. Voglio una pizza con tutte le verdure. Posso avere il pesto? Questa potrei farla gratis. È molto lunga da preparare. La lascio fare a Megabyte. La prossima devo accettarla per forza, perché sennò poi mi arriva la consegna. Mezza prosciutto cotto e mozzarella. Avete visto? Ah, però mezza prosciutto cotto e mozzarella. Quindi l'altra metà senza mozzarella. Mi ha detto così, eh? Comunque stavo dicendo, avete visto che Megabyte mi ha chiesto il diamante? Una sola pizza al giorno, quindi. Era soltanto il primo giorno che potevo chiederne più di una. Beh, mi pare più corretto così, altrimenti era troppo rotto. Allora, io una pizza a metà mozzarella, metà prosciutto la farei così. Se poi a lui non piace, è perché è colpa sua che non è stato abbastanza preciso. Hai fatto un casino, ma va bene così. Colpa tua. Non ti ho visto lavorare in giardino, spero ci tornerai presto. E il problema è che finché non finisco gli ingredienti, non vado in giardino. Il pane all'aglio con il formaggio è il mio preferito, lo fate? Pane all'aglio. Col formaggio? Col formaggio. L'altra volta avevo sbagliato. Avevo fatto una pizza simile ma senza formaggio. Questa volta no. Ma è già tardissimo. Mamma mia, rischio di non riuscire ad accettare l'ultimo ordine. No dai. Stavo già preparando le pizze. Vai, prendile. Prendile, prendile. A pelo. 8 e un quarto. Avrei perso tantissimi soldi oggi altrimenti. No. No, è già arrivato. Ma è la prima volta che mi capita che se ne va uno e arriva subito dopo l'altro. Pensavo che ci dovesse essere per forza un cliente in mezzo. Dai, questa è una fregatura. No, non ho niente. Guarda, sono anche fortunato, perché posso riciclare una pizza. Però quella alla pancetta e quella vegetariana che stavo facendo li devo buttare via. Non era una? Ah no, due amanti della carne. Vabbè, posso continuare con questa, no?
Guardi, signora, è fortunatissima. Le avevo pronte. Consegna velocissima. Poca mancia, però. Ho sbagliato qualcosa? Forse ho dimenticato qualche ingrediente? Bah. Ah, ok, perché mi ha dato quello i 500 dollari. Stavo dicendo, come 556? Cos'è successo? No, a dir la verità, ho guadagnato 56 dollari e basta. Che è un po' poco, considerando che 20 se ne vanno via per il forno. Notare che non ci sono più nemmeno i prodotti del dottor Prezzo, eh? Rimossi dal mercato. Mentre la nostra squadra è impegnata a raccogliere notizie sulla pizza nel mondo, ascoltiamo la parola dei nostri sponsor, va bene. Procediamo con la prossima giornata. Ciao, mi fa piacere sapere che la tua pizzeria stia andando bene. Anche a me mi fa molto piacere. Riceviamo visite ogni giorno. Ora che la situazione è meno stressante, ho pensato di venire a salutarti e parlare un po' dell'orto. Ok. Cosa vuole parlare, però? Ora che hai più tempo libero, puoi dedicarti di più al giardinaggio e voglio aiutarti. Come? Di recente ho creato delle decorazioni da giardino fantastiche. Spero ti aiuteranno a prenderti cura dell'orto. Sì, avevo visto che c'era una sezione decorazioni che dovevo ancora sbloccare. Però, io ripeto, le decorazioni non sono essenziali per il gameplay. Quindi, sì, wow. Spero ti piaceranno, non sto nella pelle di vedere cosa farai nel tuo giardino. Va bene, grazie. Meglio che niente. E lui? Bene, bene, bene. Ora che BDP non è più una minaccia, ci sono tanti nuovi condimenti disponibili di nuovo sul mercato. Devo ammettere che hai fatto un buon lavoro. Ma le cose da ora cambieranno. Perché? Sono qui per informarti che presto riaprirò la mia pizzeria. Grazie per la tua idea. Haha. Torna lui, quindi. Vai, sono contento. Io dal primo capitolo che ci speravo che tornasse lui. Esatto, non è ancora tutto pronto, ma sono sicuro che mi riprenderò il titolo di maestro pizzaiolo appena la mia pizzeria riaprirà. Questo sarà da vedere. Però dai, almeno abbiamo un avversario leale. E non qualcuno che cerca sempre di ingannare gli altri. Una vegana. La vegana però è lunga da preparare. E già sbaglio qua. Perché la vegana è anche senza mozzarella. Un po' arrugginito. Basta non giocare a questo gioco per qualche giorno e si iniziano già a dimenticare le cose. Oh, non ci crederete, ma mi stavo dimenticando di accettare il secondo ordine. Niente, ho fatto non so quanti video su questo gioco, ma proprio non mi entra in testa. L'ho accettato che erano esattamente le 6 del pomeriggio. Però va bene, dai. Proprio in tempo in tempo. Vorrei una pizza al pesto con salame piccante e salsiccia. Una con olive e cipolla su metà e funghi dall'altra. Megabyte. Pensaci tu. Questa pizza è fantastica, proprio come te. Varie pizze diverse, non avevo voglia di farle. Ho già fatto abbastanza danni, direi. Beh, non male il guadagno giornaliero. Così va molto meglio. Continuiamo. Sembra che abbiamo raggiunto la fine del capitolo 4. O almeno, da quanto ho capito io, adesso le giornate continuano all'infinito. Non c'è una vera fine del capitolo 4. Il capitolo 5 non esiste. Ho anche comprato nello shop gli ingredienti che ho sbloccato in questo capitolo, così che adesso ho la possibilità di acquistarli come tutti gli altri ingredienti, anche quando la barra è vuota. E tutto qui. Ma io sono felice di dirvi che per Buona Pizza, Grande Pizza è tutto. Se questa serie vi è piaciuta, lasciate mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina per sapere quando escono nuovi video e seguitemi anche su Twitter, trovate il link in descrizione. Nonostante abbiamo finito la storia, stavo pensando che potrei anche provare a fare un episodio speciale su questo gioco. Ma non vi voglio dire niente di più. Sarà una sorpresa. Noi ci vediamo al prossimo video. Io vi saluto, ciao!